partirei anch'io dalla nuda materialità del fatto, nel senso che il fatto è di una materialità straordinariamente modesta. L'ho già in parte ricordato al pubblico ministero, credo sia doveroso da parte mia segnalarglielo. Siamo di fronte a un fatto che io credo in tutta franchezza e in tutta onestà in qualsiasi tribunale di questa Repubblica sarebbe stato definito con un decreto penale di condanna, perché un taglio di una concertina, cioè di un filo spinato delle dimensioni di quello che è stato realizzato nella giornata del 29 settembre, io credo meriti al più, in caso di condanna, una sanzione pecuniaria e non certo una pena detentiva. Semplicemente confrontandoci con il, come dire, catalogo dei beni giuridici tutelati dalla Costituzione, mi pare del tutto iniquo scambiare una vicenda come questa, di natura del tutto simbolica, come dirò, che ha comportato un danno del tutto irrisorio a una società come l'ETF, con una privazione di libertà personale. Purtroppo noi scontiamo il fatto che il nostro sistema sanzionatorio è un sistema straordinariamente rigido, nell'ambito del quale il giudicante deve muoversi, al di là delle misure e delle riforme in corso d'opera, deve muoversi tra due sostanziali sanzioni: la sanzione detentiva e quella pecuniaria. Per fortuna, per il 635, con la concessione delle attenuanti generiche, che io le chiederò unitamente a quello che ha già chiesto il pubblico ministero, si può rientrare nell'ipotesi base del primo comma e si può irrogare eventualmente, in caso di condanna, la sola pena pecuniaria. Io credo che questo sia un processo veramente per fatti straordinariamente bagatellari. Come dire, un po' suona difficoltoso comprendere come si sia riusciti a fare questa mole di udienze, come ci sia una costituzione di parte civile, come ci siano dei magistrati togati che seguono il processo, quasi che sia un processo importante. Io credo che l'importanza sta evidentemente in quella sorta di torsione che complessivamente si è avuta in questi anni per i procedimenti a carico di manifestanti che fanno riferimento al movimento No TAV, una sorta di torsione, di scivolamento che sta tra il punto di partenza iniziale, che è evidentemente la materialità del fatto, e l'approdo finale, che invece è la personalità dell'autore di quel fatto. Quello che si vuole stigmatizzare non è tanto il fatto in sé per sé, ma quanto la circostanza che sia stato compiuto da certi soggetti piuttosto che da altri, con uno scivolamento che sta in qualche modo in una logica generale coltivata dallo stesso legislatore con quelle straordinarie e temibili riforme che negli anni dal 94 in poi hanno funestato la legislazione italiana, con, come dire, quel trend che punta il fuoco del processo non soltanto sul fatto, ma soprattutto, ma anche sulla personalità dell'autore agente. Nel caso di specie però mi pare che siamo di fronte quasi a dati patologici, per cui non è più il riferimento non è più il dato materiale del fatto concreto, ma è il soggetto che lo compie, perché sennò non si spiega come, a fronte di vicende così modeste, siamo di fronte invece a un drenaggio di risorse anche processuali, umane, materiali nell'ambito di questi processi. Fatta questa, che è una premessa tutta ideologica, a differenza di quello che il dottor Rinaldo auspicava, passo invece a trattare quella che è la questione effettiva della manifestazione, che può essere ridotta senza dubbio al taglio di quella concertina, ma che invece va comunque analizzata in un ambito, in un contesto più complesso, che è il contesto della manifestazione che il movimento No TAV nella giornata del 29 settembre 2012 ha organizzato con il ritorno di Luca Albani Val di Susa. Perché il ritorno di Luca Albani Val di Susa? Lo hanno spiegato i testi portati da questa difesa. Luca Albani è precipitato da un traliccio nella giornata del 27 febbraio 2012 attorno al cantiere di Chiomonte, ha avuto un lungo periodo di degenza ospedaliera, è ritornato sulle sue gambe in Valle di Susa soltanto pochi giorni e poche settimane prima del 29 settembre. C'è stata una grande manifestazione che si doveva concludere con, come dire, la posizione di una sorta di cippo, di targa d'onore nei dintorni di quel traliccio, a ricordare quell'episodio, a ricordare questa straordinaria battaglia, questa straordinaria resistenza civile che da 20 anni una popolazione come quella della Val di Susa sta facendo contro un cantiere di pubblica utilità. C'è stato detto oggi, è uno simbolo dire che è quel cantiere di pubblica utilità, quel cantiere non ha nulla di pubblica utilità, ma questo evidentemente è un punto di vista personale. Sta di fatto che quel movimento quel giorno voleva celebrare il ritorno di un soggetto come Luca Albani, che evidentemente ha un ruolo carismatico anche dentro quel movimento, movimento variegato, complicato da decifrare, insomma non è il caso di farlo oggi, e la manifestazione è una manifestazione che viene fatta da circa un migliaio di persone che si recano in corteo con gli straordinari e soliti strumenti che il movimento mette in campo in queste situazioni, la banda, perché questo è un movimento, come dire, fortemente innervato nella sua realtà territoriale, ma è soprattutto un movimento popolare, quindi ci sono i bambini, gli anziani, le bande, c'è la battitura, che sono le normali pratiche, come dire, di manifestazione che contornano le iniziative del movimento No TAV, e poi c'è l'apposizione di questa famosa targa.
Nell'ambito di questo movimento, di questa giornata, c'è sicuramente anche il taglio della rete, fatta con queste tenaglie che vengono ritratte nelle fotografie, che sono tenaglie che stanno poco in piedi, si vede il nastro isolante che le tiene unite una all'altra, il che dà un po' l'idea di come non ci fosse una premeditazione complessiva. Si decide di fare quella cosa e lo si fa perché evidentemente è un segnale simbolico. A differenza di quello che ha pensato per lungo tempo la filosofia della politica e del diritto, le testimonianze, l'iniziativa politica non è dettata solo da meccanismi razionali, ma anche da meccanismi simbolici, lo apprezziamo tutti i giorni nell'ambito di quella che è la vita politica quotidiana di questo paese. Il dato simbolico forte qui è di voler segnalare l'illegittimità di quelle reti, e quindi si va a tagliare la concertina per segnalare come quelle reti non dovrebbero essere, non dovrebbero ricoprire quella porzione del territorio della Val di Susa, per mille e una ragione che il movimento in questi anni ha tentato di comunicare alle istituzioni, ma soprattutto insomma all'opinione pubblica di questo paese. Sul punto mi interessa, come dire, rilevare un paio di altre circostanze che in qualche modo segnalano esattamente la condotta tenuta da dei due imputati in quella giornata. La prima circostanza sta nel fatto che all'interno di quel cantiere, che è un cantiere, il movimento notava, i suoi tecnici l'hanno detto più volte, un cantiere abusivo, ci stanno anche delle porzioni di terreno che non dovrebbero essere dentro il cantiere. Tra queste porzioni ci sta anche una porzione che è di proprietà del signor Luca Abba. Lo ha riferito il teste Fissora la scorsa udienza. Di più, c'è stata un'iniziativa da parte del comune di Chiomonte che ha dichiarato l'illegittimità di quelle reti, mandando una diffida all'ETF perché quelle reti dovessero essere rimosse. L'ETF ha impugnato davanti al tribunale amministrativo, che ha dato ragione alla società, e quindi nulla di fatto rispetto a quella vicenda. Ma questo segnala in qualche modo un punto di vista che non è un punto di vista soltanto appannaggio di quel movimento, ma che, come dire, circola anche nell'ambito di quelle piccole istituzioni che sono i comuni della Val di Susa. Non sono così stolto da sostenere, come in qualche modo il collega ha tentato di, paventando eventuali difese, mi rendo conto che poi nel gioco delle parti la parte civile parla per prima e deve in qualche modo parare le argomentazioni del difensore degli imputati che vengono dopo. Non sono, dicevo, così stolto da sostenere che qui in realtà saremmo di fronte a un fatto non punibile perché sarebbe scriminato dall'esercizio di un diritto. Che ci sia dietro, nella, come dire, zona sottostante rispetto a questa vicenda, l'esercizio di diritti costituzionalmente tutelati mi pare pacifico, siamo nell'ambito di una manifestazione con tutto quello che fare una manifestazione vuol dire. Questo non scrimina evidentemente nessun tipo di azione che ha rilevanza penale. Così come l'irrisorietà del fatto, che mi pare, l'irrisorietà del danno, che mi pare assolutamente pacifica per quello che dirò fra un attimo, non scrimina, non rende non punibile la vicenda complessiva. Quindi siamo di fronte a un fatto che, per come è stato descritto e ricostruito nel corso dell'istruttoria dibattimentale, può avere una possibile rilevanza penale, nel senso che la condotta enucleata nel capo di imputazione è una condotta di cui devono rispondere i due imputati perché l'hanno realizzata. Tant'è che se noi ci confrontiamo con le immagini che sono state prodotte dai pubblici ministeri nel corso del processo, noi vediamo che almeno in due occasioni si vede la signora Favale e il signor Abba che con queste sorta di tenaglie tentano di tagliare, tagliano la concertina. C'è anche una fotografia che ritrae il pezzo di concertina tagliato, ce l'ha segnalato opportunamente il teste Sorrentino sentito alla prima udienza, e si vede che si tratta, lui a un certo punto quando ha dovuto quantificare il taglio complessivo ha parlato addirittura di 8 metri, moltiplicando la dimensione della porta del cancello per 2 metri di altezza. In realtà il pezzo di filo spinato che si vede per terra è un pezzo di filo spinato che sarà della dimensione di 1 metro, al massimo 2 metri, il cui valore economico credo stia nell'ordine di probabilmente al di sotto dei 10 euro, però non sono un tecnico sul punto e elementi di conforto a questa valutazione non arrivano dalle altre parti, quindi la produzione fatta dal collega di parte civile fa riferimento ai costi per la riparazione di quella concertina, non al costo vivo del materiale che è stato utilizzato per il ripristino. Dicevo quindi, lungi da me l'idea di coltivare percorsi che puntino a una non punibilità per esercizio di un diritto per irrisorietà del fatto. Credo che però sia necessario, come dire, collocare questa vicenda nel contesto complessivo di cui ho detto per provare a tirare delle somme proprio sul piano intanto non solo della responsabilità ma anche delle ricadute eventuali sanzionatorie. E allora il pubblico ministero ha chiesto le attenuanti generiche, tenuto conto che il fatto è, dicevo, non so come definirlo, più che modesto. Il danno che è stato causato alla parte civile è un danno, anche questo, assolutamente modesto. La quantificazione che è stata portata oggi attraverso
quella produzione documentale parla di 300 euro, 350 euro complessivi, con un conteggio che non è di facile comprensione e decifrazione, perché si fa riferimento all'attività di due operai specializzati, anzi di un operaio specializzato e di un operaio comune, che avrebbero lavorato per un tot di ore con un costo complessivo di 376,60 euro. Quindi verrebbe dire malignamente che tutti i costi che stanno attorno all'opera del cantiere di Chiemonte sono sempre costi assolutamente difficilmente comprensibili. Qui abbiamo un intervento che va a ripristinare un metro, due metri di filo spinato con un costo di 376 euro. Diamo per scontato che possa anche essere così, e io non credo che si possa darlo per scontato con particolare leggerezza, anche perché la produzione fatta dal collega non ci consente di capire da dove sono stati recuperati questi dati e quali sono le tariffe medie che in qualche modo si utilizzano in casi di questo tipo. Qui c'è l'utilizzo addirittura di due operai, non soltanto di uno, per il ripristino di una pezzo di filo spinato che era evidentemente ripristinabile anche da un solo soggetto. Ma sta di fatto che il danno dal punto di vista patrimoniale è assolutamente irrisolvibile. Allora, accanto all'attenuante generico, io credo possano essere concesse l'attenuante dell'articolo 62 numero 4 per il danno patrimoniale di lieve entità. Qui apro una brevissima parentesi, forse superflua, ma è del tutto evidente che la responsabilità penale è personale. È del tutto evidente che anche quando ragioniamo in termini di causazione del danno ne dobbiamo fare riferimento, come diceva il pubblico ministero, alla condotta materiale tenuta dall'imputato. Poco c'entra la circostanza che nel corso degli anni LPF ha dovuto, come dire, sentendosi in stato d'assedio, ha dovuto utilizzare misure straordinarie per costruire un sistema difensivo attorno al cantiere. Qui noi non ragioniamo su un'ipotesi, come dire, continuativa di contestazione al cantiere, ragioniamo su una manifestazione, sul taglio di due metri di concertine, nulla più. E allora evidentemente il danno morale, il danno patrimoniale di cui si chiede ragione concreta che impegna questo processo. Accanto alle attenuanti di cui dicevo, e le dico subito che sono tutte richieste che faccio in via di subordine, perché arriverò fra un attimo alla richiesta in via di principalità, credo ci possa stare anche l'attenuante che, con una sorta di disco rotto, chiede in tutti i processi a carico di esponenti del movimento notato, l'attenuante di quell'articolo 62 numero 1, che ci è stato concesso in qualche sporadico episodio che non riguarda le vicende notate, ma credo vada concessa anche in queste vicende, ve lo dico in due battute perché so che di essere, come dire, spesso ideologico è anche un po' noioso quando cerco di puntualizzare le mie argomentazioni sul tema. Io credo che, nonostante la giurisprudenza da anni si sia collocata su un filone interpretativo che dice si tratta di ragionare su quelli che sono i valori prevalenti nella coscienza collettiva, credo che questa sia un'indicazione che in qualche modo manchi di tassatività, perché i valori prevalenti nella coscienza collettiva sono una cosa di facilmente difficilissima decifrazione. E ho sempre pensato che in realtà occorra riferirsi a quello che è il patto costituzionale tra gli italiani, cioè quei principi e quei valori che stanno dentro la Carta Costituzionale. Allora cito almeno tre articoli della Carta Costituzionale che possono essere invocati in un caso come questo, e sono l'articolo 47, articolo che rimanda alla buona amministrazione, all'amministrazione virtuosa nell'ambito della, come dire, spendita di denaro pubblico. Noi sappiamo, e ce lo dicono tecnici della comunità montana, che un chilometro, lo dico così perché mi piace dirlo, un chilometro di alta velocità ferroviaria tra Torino e Lione costa circa 150 milioni di euro, a differenza di quanto costi a livello europeo, perché si parla a livello europeo di una cifra di circa 10 milioni, quindi siamo 15 volte in più. La Torino-Milano, che è stata costruita un po' di anni fa, aveva dei costi di circa 50 milioni al chilometro. Quindi anche soltanto, come dire, da un'analisi della spesa, delle politiche virtuose della spesa pubblica, siamo completamente al di fuori di una logica, come dire, accettabile. Non solo, secondo i dati della stessa LTF, le polveri sottili che verranno sprigionate da quel cantiere produrranno nel corso degli anni un aumento tra il 10 e il 15% delle malattie cardiovascolari e respiratorie. Tutto questo a carico della popolazione Val di Susa. A tacere del fatto che quella montagna che si vuole bucare, come tutti sanno, è piena di uranio e piena di amianto. E poi c'è l'articolo 9, l'articolo che citavo prima è quello della tutela dei cittadini, della salute dei cittadini, il 32, l'articolo 9 della tutela del paesaggio e quindi del territorio, quella rete ad alta velocità comporterà la devastazione del territorio valsusino. Io credo che i motivi che hanno ispirato Luca Abba e Emanuela Favala ad andare a tagliare quella concertina sono sostanzialmente questi, cioè
quello che è il bagaglio di conoscenza e di intelligenza collettiva del movimento NoTap, che è stato riversato in quella manifestazione con un gesto tutto simbolico, perché la riserva di senso simbolico è importante anche quando si vanno a fare delle manifestazioni di questo tipo, e lo si fa su un piano che è di battaglia politica e comunicativa tutta simbolica, perché il danno effettivo ce ne rendiamo perfettamente conto tutti, è assolutamente non modesto, ma ancora di più. Allora le chiedo l'attenuante del 62 numero 1. Questo è, dicevo, in via di subordine, e sempre in via di subordine dico che, l'ho già detto come premessa, credo che vicende di questo tipo non meritino un trattamento sanzionatorio a livello di pena pecuniaria, non certo di pena detentiva, per il ragionamento che facevo prima sulla gerarchia dei beni tutelati dalla Costituzione, eccetera eccetera. Non la faccio lunga, ma mi sembra del tutto evidente che tagliare 2 metri di concertina non possa comportare una sanzione di tipo detentivo. Credo che però ci sia una richiesta da avanzare via di principalità che rimanda al capo di imputazione, così come è stato formulato dal pubblico ministero. Oggi il collega ha aggiunto, come dire, una chiosa ulteriore, che però non ha nessun rilievo. Il collega oggi ci ha detto, in realtà, guardate che quel cantiere è un cantiere di pubblica utilità. Io ripeto, quello è un ossimoro straordinario, un'invenzione straordinaria, ma facciamo pure finta che sia un cantiere di pubblica utilità, manca la contestazione. Qui la contestazione che ci si rivolge è una contestazione di danneggiamento, e l'aggravante che ci si contesta è di aver commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede. Allora, è evidente che l'atto, come dire, introduttivo e delimitativo del processo, che è il decreto di citazione a giudizio, fa riferimento a una fattispecie che è il 635, aggravato dall'aggravante specificatamente contestato, commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede. Ora, c'è un orientamento più che consolidato della Corte di legittimità, secondo cui è integrata l'attenuante parola laddove non ci sia un'attività di vigilanza continuativa da parte di chi detiene il bene che viene in qualche modo danneggiato o sottratto. Oggi il collega ha opportunamente, credo in più occasioni, ricordato come quel cantiere sia un sistema di sia attrezzato con un sistema difensivo di sicurezza di ampie proporzioni, straordinario rispetto anche agli sforzi che sono stati fatti. Ci ha detto che questo ha comportato un enorme aumento dei costi, perché? Perché il cantiere è monitorato 24 ore al giorno dalle forze dell'ordine, è monitorato da 100 telecamere, è monitorato da carabinieri, poliziotti, alpini, da tutte le forze dell'ordine e dell'esercito disponibili a un'attività di monitoraggio e di vigilanza continuativa del cantiere. Allora, confrontiamoci con la giurisprudenza in materia. Io le cito soltanto 3 o 4 massime che ho recuperato questa mattina di sentenze recuperate da una banca dati che è quella della Giuffrella de Iure dal 2010 in avanti. Qui ci sono almeno 7-8 sentenze che consentono di dire che nel momento in cui c'è un'attività di vigilanza continuativa, e nel 29 settembre del 2012 l'attività di vigilanza continuativa c'era, tant'è che la polizia si accorse immediatamente che c'era qualcuno che tagliava la concertina. Il test Sorrentino ci ha detto: non sapevo che si trattava di Abbai Favallo, capito soltanto attraverso l'immagine, ma da subito ci siamo accorti che tagliavano la concertina, e ci mancherebbe altro che non se ne fossero accorti, visto che erano lì un centinaio di persone a guardare quello che capitava, che dà ancora una volta la misura di come fosse simbolico quel gesto, non avesse nessun altro intento, come dire, di danneggiamento ulteriore rispetto alle intenzioni dei protagonisti. C'è una vigilanza continuativa, viene utilizzato addirittura un meccanismo che spruzza l'acqua per evitare che i manifestanti continuino a stare lì. Tutto questo comporta anche, come dire, delle proteste forti dei manifestanti, qualcuno tenta di danneggiare questo idrante. È questione che non ci riguarda, noi dobbiamo ragionare solo sul taglio della concertina, ma pacificamente il taglio della concertina viene fatto sotto la stretta vigilanza delle forze di polizia. Allora, cosa dice la giurisprudenza? La giurisprudenza dice che l'aggravante della pubblica fede può essere esclusa da una sorveglianza esercitata sulla cosa se questa forma oggetto di diretta e continua custodia da parte del proprietario della persona attenta. Sentenza 9245 del 14 ottobre 2014 della quinta sezione della Cassazione. Deve escludersi l'aggravante in questione quando il sistema, quando l'esercizio dove si svolge questa cosa sia dotato di un efficiente sistema elettronico di controllo antitaccheggio. Qui stiamo ragionando evidentemente su ipotesi diverse rispetto alla nostra, ma anche in questi casi, dice la Cassazione, si può ritenere non sussistente l'aggravante in parola. Sentenza del 10.584 del 30 gennaio 2014, sempre della quinta sezione. Non è sufficiente una qualsiasi sorveglianza, ma una sorveglianza specificatamente finalizzata ad impedire la sottrazione dell'oggetto, diremo noi, il danneggiamento dell'oggetto nel caso di specie. E qui il riferimento all'esistenza di un impianto satellitare, ma la massima che si può ricavare dalla sentenza evidentemente è del tutto opportunamente
come dire, collocabile nella nostra vicenda. Qui siamo di fronte a una sorveglianza che è specificatamente finalizzata ad impedire dei reati. Addirittura ci sono delle massime in tema di danneggiamento non facilmente comprensibili, ma leggo una: non può intendersi integrata l'ipotesi di danneggiamento aggravato quando l'immobile danneggiato, pur non abitato di spesso, sia ancora dotato di strutture, barriere o impedimenti preordinati in modo permanente ad assicurarne l'inviolabilità di parte a parte di terzi. Non sussiste l'aggravante del 625 numero 7 che presuppone che la cosa non sia per necessità o per destinazione sottoposta alla vigilanza, alla custodia e alla custodia del proprietario e del possessore. Questa è una sentenza del 14 dicembre 2011, la 12.144. E potrei andare avanti, nel senso che ne ho altre, ma insomma sono tutte non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato ai sensi del 635 numero 3 in relazione al 625 numero 7, eccetera, eccetera, quando si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà e il possesso di esso è come presidio solo il senso del rispetto da parte dei terzi. In questo caso c'è la, evidentemente c'è l'aggravante, se invece non c'è, c'è una vigilanza continuativa e c'è una custodia da parte del proprietario, evidentemente siamo di fronte all'insussistenza dell'aggravante contestata. La faccio breve perché poi credo che qualsiasi codice commentato oggi consenta di ricostruire il quadro interpretativo della giurisprudenza di merito e di legittimità. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che evidentemente va esclusa l'aggravante in parola, perché siamo di fronte a un cantiere dotato di sistemi sofisticatissimi di sicurezza che hanno comportato imponenti costi, ce lo ricordavo oggi i colleghi. E allora, escludendo l'aggravante in questione, noi siamo di fronte a un reato di 635 puro, senza aggravanti, che è procedibile a querela di parte. Quindi querele non ce ne faccia. E allora la richiesta che io le faccio in via di principalità al giudice è di voler dichiarare l'improcedibilità per difetto di querele, quindi di mandare non puniti gli imputati per questa ragione, perché mi pare che non si possa procedere in difetto di querela da parte di chi poteva quella querela presentare. In via di estremissimo subordine, laddove lei dovesse disattendere le mie richieste e volesse applicare o infliggere una pena detentiva agli imputati, le chiederei di convertire la pena detentiva nella pena sostitutiva della libertà controllata.